Quest'anno abbiamo pensato soprattutto, come sempre, a tenere una bella originalità di proposte sul mercato, cioè non volevamo una cosa che uno possa trovare tutti i giorni al mercato, non perché questo sia una cosa di poco valore, ma perché qui parliamo di magia e vogliamo proporre originalità, prodotti super interessanti e innovativi. Quindi c'è tanto spazio veramente a produzioni che sono nuove, che vanno da prodotti fermentati a prodotti diciamo che non sono le solite cose che uno può trovare in un mercato. Quindi abbiamo pesce, sempre formaggi di grandissima eccellenza, dalle grandi eccellenze del parmigiano reggiano, come dicevo, a tanti produzioni anche ovicaprine. Avremo dei prodotti, dei salumi straordinari dai presidi Slow Food di Mora Romagnola, ma anche altri produttori di Mora, a quelli della mortadella, del salame del presidio e anche dei favolosi prodotti anche di Cortile, quindi anche carni allevate a terra da uno straordinario produttore del Ravennate. Oltre a questo ci sono tante altre piccole chicche, quindi vanno dal nostro peperoncino locale all'aglio bianco e l'aglio nero, abbiamo l'olio ovviamente locale, abbiamo ortofrutta in grandi quantità, abbiamo una differenza straordinaria che deve raccontare la biodiversità di questo straordinario territorio in una sintesi e il dialogo di questo con quello che viene fatto dagli chef in cucina e coloro che lo trasformano.